Eccoci qua. Luciano, nonostante quanto avvenuto nelle ultime ore, non hai voluto mancare di tornare in campo e trascinare i tuoi compagni. Direi che ci sei riuscito in pieno e i complimenti sono d'obbligo. Grazie mille. Ho provato a essere in campo al miglior modo possibile, non sono al top, però ho fatto del mio meglio per aiutare la squadra, che la squadra sia con tutti gli ingredienti e niente. Ci portiamo questa vittoria a casa con molto orgoglio e molta felicità. Quindi oggi una partita difficile, servivano tre qualità come l'hanno espresse i tifosi con quello striscione in spagnolo, no? Sì. Quindi sono uscite diciamo alla grande, soprattutto quando sembrava che questa squadra fosse un po' con le spalle al muro a fine del terzo set. Sì, se lasciamo che gli avversari ci mettano le spalle al muro in casa nostra vuol dire che c'è qualcosa di male che stiamo facendo. Beh, soprattutto in queste condizioni non abbiamo mollato, abbiamo comunque gonfiato il petto anche noi, abbiamo fatto delle belle azioni, è stata una bella partita penso da vedere anche se da soffrire, però penso che in playoff è lo spettacolo di obbligo e abbiamo fatto penso una partita molto interessante e meno male che l'abbiamo vinta noi. Adesso c'è la Champions di nuovo, no? Che sarà un viaggio lunghissimo e il coach ha detto che è l'unica cosa che preoccupa veramente questa trasferta. Tu sei d'accordo con lui? È parte del, diciamo, del lavoro, se vogliamo arrivare fino in fondo nelle due competizioni, dovevamo fare queste cose qua. Adesso appunto questa partita bastano due set, ma bisogna giocarla per fare risultato pieno, per non rischiare nulla. Se fosse così semplice vinceremmo tutti, quindi proveremo a fare il meglio e speriamo che di portare a casa l'oggettivo.